grati di essere presenti, però è vero che insomma, siamo venuti anche per capire che queste cose non succedano più, che tutte le persone sono molto vicine, molto sensibili, insomma questo ci ha fatto, ecco questo sì. Solo unicamente per questo, tutta questa gente, questo calore umano che un attimo allieva fra virgolette il dolore. Le vedove di Piero Bruni e Filippo Bagni hanno scelto di essere qua oggi su invito dell'ANMIL nel Palazzo della Prefettura. La cerimonia per ricordare le vittime e gli invalidi sul lavoro, una cerimonia che quest'anno per Arezzo ha indubbiamente un sapore diverso a neanche un mese di distanza dalla tragedia all'interno dell'Archivio di Stato. Siamo molto onorati della loro presenza, anche perché capiamo che comunque non è un momento facile, è un momento difficile per loro, e avere la vicinanza in un momento di questo tipo di un'associazione come la nostra può, speriamo, portare anche un po' di sollievo. Si chiede giustizia, la giustizia quanto è lenta in questo caso? Ma credo che sia già in via di risoluzione per quello che riguarda almeno la parte burocratica del riconoscimento. La giustizia poi per avere le risposte della giustizia ci vorranno i tempi tecnici che la giustizia richiede, questo purtroppo in tutte le cose funziona così, non solo in questa situazione. Questo ovviamente è il caso specifico, ma dal suo osservatorio per il riconoscimento anche di un infortunio, di un'invalidità di lavoro, i tempi sono ancora, cioè sono accettabili o sono ancora troppo lunghi? Ma i tempi sono sempre stati soliti, cioè dalla presa in carico dell'INAE e della denuncia di infortunio comunque devono passare i canonici 10 anni per avere un'assegnazione di un punteggio definitivo e avere diritto anche a una rendita a vita. 10 anni più un anno l'INAE si comunque ritiene un anno di supplemento per fare comunque le revisioni. Che cosa chiedete insomma alla giustizia, al percorso che ovviamente è già incanalato? Che appunto venga fatta giustizia e che venga fuori la verità di quello che è successo. Sì, io penso proprio che lavoreranno in questo senso, insomma non ci sono dubbi, ecco.